Prego, Ferdinando Vicini, Corriere Adriatico, Corriere dello Sport. Buonasera, allora, prima partita sul banchino della Ancona. Abbiamo visto molto tranquillo il Pechino, agitato. Rimane un po' amaro in bocca perché due o tre occasioni buone erano state create, no? E forse, tanto l'analisi di mister Bigani è stata molto, molto onesta, forse c'è stato un momento in cui la squadra poteva vincere questa partita. Ma l'Ancona è stata la squadra oggi che ha creato di più, che avrebbe meritato di portare a casa tre punti, questo senza dubbio, ma Mimmo è una persona troppo onesta, cioè, lo so che abbiamo anche parlato io e lui a fine partita. Oggi l'Ancona, noi abbiamo fatto una bella partita, una partita di grandissima sostanza, perché dovevamo trovare equilibrio, come avevo detto in conferenza. Una squadra che non ha preso gol, una squadra che ha dato veramente pochissime chance all'avversario, zero, pari a zero, tranne in un calcio d'angolo, ma non essendo tiro in porta abbiamo perso le marcature e loro hanno, come dire, non hanno colpito di testa. E poi noi abbiamo avuto tre palle clamorose e tante azioni potenzialmente importanti, che siamo arrivati tantissime volte sul fondo, tantissime volte al limite d'aria. Ci è mancata l'ultima giocata, abbiamo avuto un poco di frenesia tattica, però la squadra ha risposto molto bene, io sono molto contento. E questa è una partita difficilissima perché la squadra veniva da una bella batosta, veniva da un derby preso, da una contestazione, un contraccolpo psicologico poteva esserci e io vi dico, così come ho visto la squadra in settimana, la squadra ha reagito bene, benissimo, sono molto contento. Certo, la mare in bocca c'è, eravamo un po' amareggiati e arrabbiati dentro lo spogliatoio, ma è una rabbia che fa bene, perché non è una rabbia di una squadra che non ha fatto quello che doveva, è una squadra che ha fatto quello che doveva e gli è mancato quel tocco finale che poteva determinare appunto la partita, vincere la partita. Quindi siamo contenti sicuramente della prestazione, però c'è la mare in bocca. Però quello che è anche emerso è una forte preoccupazione in campo. Si sono viste giocate affrettate, molta ansia, qualche volta la volontà di liberarsi del pallone. No. Devo dire che non è così. La frenesia è stata una frenesia tattica, non è stata una frenesia dettata dall'ansia, dal risultato o da altre cose. La squadra ha retto benissimo per tutti e 96 minuti, senza preoccupazione, marcando spessissime davanti, rischiando anche l'uno contro uno dietro, quindi non c'è stata questo tipo di ansia. Io ho detto che c'è stato un po' di frenesia negli ultimi metri o quando la squadra recuperava palla, e ne abbiamo recuperati tanti palloni a metà campo, negli ultimi 40 metri, frenesia di trovare subito la giocata in verticale, e invece a volte dovevamo consolidare il possesso, quindi era una frenesia tattica e non dettata da ansia da risultato, da ansia da prestazione o da ansia da classifica, questo assolutamente no. Minossi, resto di Carlino. Salve mister, buonasera. Buonasera. Il cambio in extremis in formazione di Agemano al posto di Martina, cosa era dovuto? Fermo restando che è stato secondo noi il migliore in campo oggi Giuseppe. No, Martina ieri aveva preso una botta, ha avuto un piccolo ematoma e poi oggi quando è andato in campo questo problema non gli permetteva di spingere e abbiamo cambiato tranquillamente. Quindi è stato un cambio dell'ultimo minuto che però ci poteva stare, visto che comunque lui ieri ha usato questo problemino. Quindi Beppe comunque era uno che sapeva che poteva giocare. Oggi ha esordito in quella che è stata la partita che ha registrato il record di incassi quest'anno. Un bellissimo colpo d'occhio con le due tifoserie gemellate. Ecco, un suo primissimo giudizio sulla tifoseria dell'Ancona, perché si è parlato spesso di una tifoseria molto calorosa e oggi insomma ne ha dato la prova. No, guarda, è stato bello, devo dire la verità, un bel colpo d'occhio. Ne approfitto per ringraziare i tifosi perché per tutti i 96 minuti hanno sostenuto la squadra.
in maniera fantastica, quindi proprio li ringraziamo, li ringrazio personalmente. Poi giustamente ognuno a fine partita esprime quello che è giusto, quello che sente di esprimere, però io ho visto una tifoseria e sentito una tifoseria fantastica che ci ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto. Il colpo d'occhio è stato bellissimo e quindi ripeto, grazie a loro. Giampaoli, Gazzetta dello Sport. Buonasera. Un primo tempo un pochino così così, anche mister Di Cavale, perché secondo lui la spalla mi ha giocata molto bene. Secondo tempo dove era ancora sicuramente giocato meglio e ha avuto anche le occasioni per poter andare in vantaggio. Alla fine di tutto è più un punto perso o guadagnato? Ma io quando diciamo ci sono queste situazioni qua dico sempre che dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, perché il punto comunque è un punto che arriva attraverso una prestazione importante e quindi è diciamo così accompagnato da una prestazione importante e allora c'è da vedere anche quello. Certo è che non abbiamo la mano in bocca, perché noi sappiamo che abbiamo meritato di vincere, meritavamo di portare 3 punti a casa per quelle che sono state le occasioni, per quello che è stato l'atteggiamento in campo della squadra. La squadra ha avuto un atteggiamento veramente bello in campo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché lo meritano. Hanno dato tutto quello che avevano e non è facile, perché comunque la nostra situazione è una situazione naturalmente non semplicissima. Però io, ripeto, sono fiduciosissimo e quindi ti dico è un punto sempre guadagnato. Indipendentemente da quello che fanno gli avversari, noi dobbiamo fare punti, noi dobbiamo guardare a noi stessi, perché oggi il destino è nelle nostre mani, non è nelle mani di nessun altro. Ecco, a parte queste note positive, sicuramente ci sono, ma poi c'è anche la nota negativa che anche oggi ancora non è riuscito a segnare, no? Davanti insomma qualcosa non va, questo è innegabile, questa squadra fa fatica a realizzare. Ecco, cioè, hai venuto immagino su questo e che ne pensa? Insomma? È una squadra che ha bisogno di lavorarci ancora su. E non è un discorso di attaccante, oggi ho chiesto anche spessissimo alle mezzali di andare dentro, perché i gol, la squadra propositiva bene, però i gol spesso vengono dai centrocampisti, dagli esterni. Ed è quello che io ho chiesto oggi, è quello su cui abbiamo lavorato anche in questi giorni. È la situazione in cui, sulla quale lavoreremo anche la prossima settimana e anche le altre settimane a venire. Ripeto, conosco la squadra da pochi giorni, questo potrebbe essere un problemino, ma dobbiamo risolverlo e non per forza con gli attaccanti. Gli attaccanti sono lì, ma gli attaccanti si spendono tantissimo per la squadra, quindi in area possono andare mezzali, possono andare gli esterni. Oggi siamo arrivati lì più volte e possiamo fare male soprattutto con chi arriva da dietro, non per forza con gli attaccanti. Martucci, Corriere Adriatico. Buonasera, mister. Buonasera. Oggi ha scelto di giocare con il 3-5-2 e pensa che questa scelta è una, l'ha detto, che voleva fare equilibrata, è una scelta solo momentanea o pensa che fino alla fine della stagione potreste essere... No, guarda, ti devo dire, momentaneo, mancano 4 partite, capito? Cioè, quindi oggi è così, la squadra comunque si sente a proprio agio così. Naturalmente dobbiamo limare alcune cose, però da qui a dire se cambieremo la prossima settimana o no, questo non lo so. Bisogna anche capire e vedere se ci sono defezioni o situazioni del genere, perché comunque avevamo defezioni oggi, avremo defezioni anche la prossima settimana, quindi vedremo. Però oggi questa è una struttura di gioco che va bene e su questa in questo momento dobbiamo lavorare. Ha effettuato soltanto 3 cambi e su cui lavorare non è andato negativo, nessuno di loro è riuscito a incidere, a dare qualcosa in più nella partita. Le chiedo cosa ne pensa di chi è subentrato e la scelta di fare solo 3 cambi, a cosa è dovuto? No, siamo un po' corti, nel senso che comunque i centrocampisti, quelli che avevo, li ho cambiati,
Avevo bisogno di gatto lì in mezzo perché poi loro alla fine si sono messi con un 3-4-1-2 e quindi avevamo bisogno di prendere anche loro tre quarti e il gatto doveva prenderlo lì, quindi le due mezzali erano stanchissime, tra l'altro ammonito prezioso, io li ho cambiati. Non è facile entrare in una partita del genere, però i ragazzi hanno fatto il loro, Moretti ha fatto bene, anche Basso, quelli comunque non hanno demeritato assolutamente. Ripeto, non è facile entrare in una partita così di alta intensità con una squadra che comunque poi nei 20 minuti finali, quando i ritmi sono abbassati, fa uscire la propria qualità e spesso ti fa correre dietro a loro, quindi magari l'inerzia stava un po' cambiando e quindi magari chi è entrato non si è proprio trovato a suo agio, però ci hanno comunque dato una grandissima mano. Calvorsi, Corriere di Ancona. Ciao mister, prima condividevo con l'analisi del collega, si è vista una squadra in certi frangenti poco tranquilla, soprattutto nelle scelte, negli ultimi passaggi. Secondo te da cosa dipende questo fattore? Abbiamo visto per esempio un elemento come Paolucci, che di solito non sbaglia quasi mai quel tipo di passaggio per mandare in porta il compagno, fallito. Abbiamo visto spesse volte appoggi elementari che venivano magari trascurati. Lo stesso Moretti, che a te è piaciuto, a lui ha dato un'impressione diversa, pure lui ha avuto un'occasione di 4 contro 3, l'ho sfruttata. Secondo te è un momento in cui la classifica sta incidendo in questi giocatori? Io credo che la classifica possa incidere sempre. Però noi dobbiamo pensare al campo, non possiamo pensare solo esclusivamente alla classifica, sennò non giochiamo più. I ragazzi sanno che quella lì è la classifica, però sanno anche che oggi, io ho fatto un discorso oggi loro, noi dobbiamo giocare senza l'assillo della vittoria, perché se noi giochiamo con l'assillo della vittoria diventa un grossissimo problema. Noi dobbiamo giocare cercando di dare il 100%. Noi dobbiamo giocare cercando che loro diano assolutamente il 100%, devono fare le cose per bene. Solo così noi possiamo vincere le partite. Se pensiamo solo ed esclusivamente alla volontà di vincere, purtroppo ci imbrigliamo. Ci mettiamo delle griglie in mente e quindi lì può arrivare l'ansia. Oggi loro devono pensare a fare una gran partita. Ognuno di loro deve pensare a fare il proprio compito al 100%. E quando il compagno sbaglia qualcosa, devono fare qualcosa in più per aiutare il compagno. Questo è quello che ho chiesto loro. E vi dico la verità, l'hanno fatto. Perché oggi ci sono stati gli errori. Ma i compagni che erano vicino hanno aiutato tutti quelli che hanno sbagliato, sempre. Perché Paolucci, fino al primo tempo, gli ho chiesto le due o tre transizioni che abbiamo fatto, disse: mister, guardi, a volte è stato il vento che mi ha tenuto la palla, a volte stavo camminando col tacco, sono inciampato. Non è una questione di ansia, è una questione di frenesia per arrivare prima in porta, per arrivare prima in maniera verticale. Ed è lì che forse abbiamo commesso qualche errore. Fino al primo tempo ne abbiamo parlato. A volte si deve consolidare il possesso palla, non si può sempre recuperare e attaccare profondo perché diventa assolutamente dispendioso, spesso riperdi di nuovo la palla e quindi sei costretto a correre dietro agli avversari. Quindi queste cose dobbiamo migliorarle. Però non possiamo pensare che la volontà della vittoria ci possa assolutamente far perdere energie e ci possa far andare in ansia. Questo assolutamente non dobbiamo permetterlo. Dobbiamo pensare a fare il 100% di quello che possiamo. L'ultima, per quanto mi riguarda, se hai avuto modo di incrociare Spagnoli, che è un giocatore che in campo lascia sempre tutto, ha fatto già 12 gol, oggi naturalmente ha avuto la palla per portarne ancora in vantaggio, ha avuto le due occasioni. Se hai avuto modo, insomma, di vederlo negli spogliatoi prima di venire. Certo, io sono entrato in spogliatoio con i ragazzi, ho fatto i complimenti a tutti. Gli attaccanti sono così, a volte fanno gol difficilissimi, gol impensabili e a volte possono anche sbagliare, e è anche il loro mistero quello di sbagliare. Il ragazzo è un po' affranto, io ho cercato di consolarlo, farà gol la prossima volta. Che gli vuol dire uno come Spagnoli? Niente, infatti per questo che ti ho fatto la domanda. È una partita meravigliosa, si è speso per i compagni, ha lottato come un leone, ha finalizzato, è stato sfortunato, il portiere gli ha fatto una gran parata. Nella prima azione mi ha detto che ha avuto un po' di fretta, doveva ancora dribblare perché già l'avversario era a terra. Sono sensazioni sue, però lui è uno abbastanza maturo per capire che queste sono situazioni che capitano e la prossima volta farà gol. Questo è importante, che l'hai visto insomma a carico, perché la squadra può già tanto su, è un giocatore determinante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie.